14 dicembre 2013, Gianni Colacione qui a Napoli al congresso dell'Associazione Radicale per la Grande Napoli. Siamo in compagnia di Giuseppe Alterio, che è il segretario, fino ad oggi è stato segretario, poi vedremo adesso come si svolgeranno, dovremo aspettare la parte conclusiva del congresso, le elezioni degli organi statutari. Gli chiediamo ovviamente come si sta svolgendo questo congresso, anche relativamente ovviamente a un dato che è importante, che è quello della presenza e dell'affluenza di persone. Allora, l'affluenza di persone, come sempre, il sabato mattina è non sufficiente, però normalmente dedichiamo questa la prima parte del congresso, la mattinata, agli ospiti. Ci sono stati due eventi che hanno un po' inciso sulla presenza degli ospiti, quelli programmati, che avevano dato la loro disponibilità, sia per il contemporaneo svolgersi del Senato del Partito Transnazionale a Roma, sia per un convegno nazionale dell'avvocatura qua a Salerno. Ma comunque, diciamo, ci raggiungeranno nel pomeriggio, quindi abbiamo avuto una comunque presenza di militanti. Come sempre la risposta è buona e nel pomeriggio, diciamo, dovremo avere una piena presenza. Al di là di questo, il congresso, la nostra assemblea degli iscritti è comunque un momento per aggiungere e aggregare nuove persone. Cerchiamo sempre di programmare l'evento facendo una campagna anche sui social network e una campagna sulle televisioni locali per poter, diciamo, farci conoscere. È un momento nel quale normalmente al congresso ci iscrivono sempre una quindicina di persone nuovi iscritti, quindi è sempre stato un momento, diciamo, in cui si aggiunge militanza.